È stato colpito da meningite di tipo YW135, il bambino di Nocera Superiore ricoverato all'ospedale Cotugno di Napoli. I controlli effettuati nelle ultime ore dagli esperti hanno evidenziato dunque quale fosse il ceppo che ha portato il piccolo di 3 anni e mezzo ad avere febbre alta, vomito, con la comparsa sul corpicino di piccoli puntini di colore rosso. Le condizioni del bimbo stanno lentamente migliorando e le cure cui è stato sottoposto dai medici del nosocomio napoletano hanno ottenuto i risultati sperati. Rimane ancora in terapia intensiva, ma potrebbe essere trasferito già da domani se i miglioramenti continueranno a essere graduali e costanti. Nelle ore successive al trasporto del bimbo all'ospedale di Cava dei Tirreni, da parte dei genitori, era stata già attivata la profilassi per le persone che avevano avuto contatti con il piccolo. Una compressa di Ciproxim per gli adulti, lo sciroppo Rifadin per bambini e adolescenti. Il comune di Cava dei Tirreni invece aveva voluto effettuare una pulizia generale nella scuola dell'infanzia di Epitaffio, frequentata dal bimbo di Nocera Superiore, la cui famiglia è comunque originaria di Cava. Il fatto che il piccolo fosse affetto da meningite di tipo Y ha reso ancora più valide le indicazioni degli esperti nel campo delle vaccinazioni. Da più parti, infatti, inizialmente si era chiesto una copertura per la meningite di tipo C, il ceppo più aggressivo. In realtà, i medici di settore avevano invece consigliato, chi si fosse sottoposto a vaccinazione per meningite, della copertura con il tetravalente, che riguarda sia i sierotipi B, A e C, ma anche Y e W135. Di sicuro la sanità campana sta affrontando con grande attenzione il problema dei casi di meningite. Non c'è un allarme, dicono tutti, ma resta alta la guardia visto che in poche settimane sono stati riscontrati alcuni casi, tra cui anche mortali. Come riporta anche il sito del Ministero della Salute, perché comunque è diventato un problema nazionale, e quindi dice appunto che non c'è nessun allarme perché c'è un monitoraggio dei casi. I nostri casi vengono monitorati dal Ministero e dall'Istituto Superiore di Sanità e prima di tutto dalla Regione. Quindi non c'è allarme. Quindi però sicuramente c'è un piccolo aumento di casi in Toscana e lì c'è una zona circoscritta e quindi sta facendo questa campagna straordinaria di vaccinazione. In Campania i casi sono ancora nell'attesa e sono nell'attesa, quindi noi il caso prima o poi ce l'aspettavamo. Però le strategie di sanità pubblica sono le offerte a quelle categorie a rischio, cioè i bambini piccoli, abbiamo gli adolescenti, le categorie a rischio per patologie che sono più esposte. Poi c'è la possibilità comunque di potersi vaccinare, perché comunque rientra in una scelta individuale, ma non è una nostra strategia di sanità pubblica e noi lì diamo la possibilità con il copayment, però con i tempi chiaramente in cui daremo priorità chiaramente ai bambini più piccoli, agli adolescenti e poi alle categorie a rischio e sicuramente poi dopo gli adulti e anche gli anziani, perché abbiamo tanti anziani. Bene valga invece negli anziani, dove l'incidenza è più alta dell'eventuale meningite, del streptococco pneumonia, fare il vaccino contro lo streptococco pneumonia e non contro il meningococco. Però è chiaro, poi diventa una scelta individuale e non una strategia di sanità pubblica.